Amici dell'Umbria Viva, buonasera e benvenuti a una nuova puntata della Testa nel Pallone. Allora, domenica abbiamo pareggiato 2-2 a Siracusa, il Cosenza invece ha perso con l'Atletico Roma, che ha fatto anche in questo caso il suo dovere onorando il campionato, ha perso anche bene 4-1, quindi abbiamo un punto in più. In teoria, quindi, se vinciamo domenica con l'Andria all'ultima di campionato, siamo salvi senza play-out, no, anche in pratica, però... Mi diceva Testè Mingiarelli che il Cosenza ha fatto ricorso. Sì, no. Può darsi che gli diano un punto, che ne sai? Speriamo, una delle tante. Cioè, due giorni prima dell'ultima di campionato, no. La restituzione di un punto al Cosenza falserebbe in una maniera ignobile, certo. Direi macalliana il campionato. Punto. Quindi, vabbè. Ce lo sapremmo ridire, intanto vi presento gli ospiti, visto che parecchi li avete già visti. Allora, intanto parto dalla mia sinistra, è la prima volta che abbiamo un calciatore della Ternana quest'anno, Stefano Fanucci. Buonasera, buonasera, benvenuto, centrale difensivo della Ternana. Avete già visto i vecchietti del Mappe Show, Mingiarelli Manini, inossidabile. Buonasera. Coppia, qui alla mia destra c'è anche Lilli Venturi. Buonasera. Che ha anche l'onore del primo piano stasera, non so se è notato il privilegio di cui godi, regia, ne riparleremo di queste cose, va bene, si scherza, direi vediamoci risultati e classifiche e poi cominciamo a parlare di tutto come sempre, prego regia. Allora, Andria Cavese 1-0, Atletico Roma come detto contro il Cosenza 4-1, Foggia Taranto 0-0, Foligno Benevento 2-2, Gela Nocerina 2-1, questo lo sapevamo che poteva un po', come si dice, svaccare la Nocerina. Juve Stabia Lucchese 4-1, Lanciano Barletta 0-0, Siracusa Ternana come detto 2-2, Viareggio Pisa 1-1. La classifica, quando manca una sola giornata al termine, è Nocerina 71, già promossa da tempo in Serie B, Benevento 60, Atletico Roma 56, Juve Stabia 54, Taranto 52. Queste da Benevento a Taranto fanno i playoff. Foggia 45, Siracusa 44, Lanciano 43, Lucchese 41, Pisa e Gela 40, Barletta 39, Ternana ed Andria 36, Cosenza 35, Viareggio 31, Foligno 30, Cavese 28. Lascia un attimo la classifica, Davide, per favore. Ciao, partita facile. Dicevamo, domenica prossima, sapete, si gioca Ternana-Andria, vincendo noi siamo matematicamente fuori dai play-out. A meno. Se perde il Cosenza, cosa che non succederà, perché gioca in casa col Foggia, no? Quindi è difficile ipotizzare questo. Ci basta un pareggio. Ci basta un pareggio. Anche se pareggia il Cosenza. Anche se pareggia il Cosenza, ci basta un pareggio uguale. Io penso che se vogliamo averci una vaga idea di salvezza diretta, dobbiamo vincere con l'Andria, perché il Cosenza con il Foggia è molto probabile che vinca, ahimè. Voi che voi pensate? No, non sono così convinto di questo. Ma non per gli amici che ho lasciato a Cosenza, perché comunque loro stanno vivendo una situazione particolare. Secondo, all'andata ci sono stati dei problemi contro il Foggia, ci fu il gol di Raffaele tolto dal portiere con la mano, torse il pallone dalle mani del portiere, ci fu un po' di parapiglia, quindi e poi poi soprattutto le squadre di Zeman non regalano mai niente e sono tutti ragazzi. Non è che magari i più esperti sanno le difficoltà degli altri, i ragazzi corrono e soprattutto quelli di Zeman. Quindi così facile non lo so, e poi ho parlato con qualcuno di giù, comunque anche loro diciamo che sono in una situazione particolare anche per il gioco, per quello che stanno offrendo. Certo, però, tu disegni no, da calciatore le motivazioni, però sono Il problema è, secondo me, se affrontavano una Lucchese di adesso era diverso. Affrontando il Foggia loro stanno affrontando una partita, poi sicuramente vinceranno, no? Sinceramente a me non me ne frega niente, io sto pensando che domenica quello che dobbiamo fare noi è vincere, poi degli altri non ci deve interessare, perché se vinciamo non dobbiamo pensare a nessuno. Questo mi rincuora. Comunque io condivido parzialmente questo discorso, perché prima il Foggia secondo me, poi perché l'allenatore tanto sappiamo com'è, magari perdono di loro perché poi sono scellerati col Benevento, vincono 3-1, hanno perso, per dire, però se la giocano sempre. Poi il Cosenza, che sicuramente lotta per la salvezza, però non è una squadra così convinta, perché per esempio una società seria, secondo me, a Roma domenica non perdeva. Ma neanche la Ternana allora perdeva, scusa. La Ternana non ha perso. Se secondo me è un punto per uno andava bene. Hanno perso 4-1 in modo...
clamoroso, secondo me. Io penso che il Cosenza non sia così. Però io sapevo, cioè, sapevo che l'Atletico, l'Atletico si, gioca, si stava giocando. Ma con tutto. Noi però non hanno giocato in modo terribile. Eh? L'Atletico, vabbè, noi ci siamo fatti male anche da soli. Ma... Chiedo scusa. Sì, sì, ci mancherebbe. Facciamo una riflessione. Terni sta diventando una città di commercialisti. Sono anni che facciamo i conti, anche quest'anno dobbiamo sperare nelle disgrazie degli altri, nelle fortune. Però io dico, ma come mai siamo arrivati, amico mio? Ma io non mi capace, siete queste, gente, ma secondo me queste si crea, ma queste capace, si crea, avete una ma città. Queste sono situazioni che questi conteggi e queste cose si creano quando si trovano queste difficoltà. Ma perché vi siete trovati così? Ma io, se adesso ci sta tutta, sì, sì, ma va bene, ma se adesso stavamo in vacanza, secondo te io non ero più contento? Tutti, se facciamo l'ultima partita che festeggiamo tutti insieme, non ero più contento. Eravamo più contenti. Cioè, è normale, ci sono state determinate situazioni, ci sono stati. Soprattutto siamo noi che scendiamo in campo, quindi siamo i primi responsabili. E questo non si toglie. Poi ci sono state partite e partite che magari meritavi, partite che non hai meritato, hai vinto. Il calcio poi, lo sapete meglio di me che è strano, sicuramente le colpe, guarda, ce l'abbiamo da 8 anni a questa parte, di uno strano qui a Termini tu non puoi immaginare. C'è anche da dire che dietro una squadra che ottiene buoni risultati ci deve essere una società. Ecco, questo volevo chiedere a Stefano. Quindi, insomma, Stefano, fategli finire un discorso, no? Finisce il discorso e si aggancia a Lilli, perché tanto stiamo dicendo la stessa cosa. Vi pesa, non vi pesa questa strana situazione, questa situazione societaria, insomma, a dir poco nebbiosa, ne risentite oppure andate per conto vostro? Ma secondo me il discorso è questo, è che te quando entri a far parte di una società guardi anche la struttura, perché non è che vai in una squadra e così campato in aria, dici vado lì, questa società avrà dei progetti e io voglio far parte di questi progetti. Qui si è trovata comunque una situazione un po' particolare, perché non lo so, non posso giudicare, perché non è arrivato da poco effettivamente, non riesco a capirlo nemmeno. Soprattutto quando arriva la società dici tu ci sono dei referenti, qui il problema è che non ci sono nemmeno dei referenti, però noi come gruppo ci siamo messi l'anima in pace su tutto questo e abbiamo detto affrontiamole, siamo noi gli allenatori, i dirigenti, i massaggiatori e quelli che ci sono, i massaggiatori, il medico, no, siamo tutti noi, abbiamo detto se dobbiamo perdere perdiamo insieme, se vinciamo vinciamo insieme, ma siamo solo noi. No, faccio un esempio. Solo noi nella struttura. È molto comprensibile. Posso fare un esempio massimo? Scusa, certo, se ti interrompo. Per esempio, i giocatori hanno deciso questa settimana di andare ognuno in una trasmissione, anche per stimolare un po' il pubblico a tornare allo stadio in questa partita decisiva. L'hanno deciso loro. Perché purtroppo, anche se a Terni per un periodo sembrava che dovesse essere nominato, no, ha detto Stampa, era un Ternano, una persona seria. In realtà è un vero ufficiale, ha detto Stampa, non c'è. Quindi si sono organizzati loro. Beh, un bel gesto questo, ecco, no? Apprezzabile. Tanto per farvi capire che confusione stiamo. Sì, no. Perché sennò ci deve essere un addetto stampa che diceva questa settimana o anche nelle precedenti abbiamo deciso, facciamo così e così. Invece ha deciso, insomma, i giocatori più rappresentativi hanno deciso e insieme, insomma, ognuno va in una trasmissione e cerca un pochino così di raccogliere la gente, certo, o comunque di richiamare la gente allo stadio. Questo per farti capire che confusione che ci sta, ma no confusione, comunque che assenze ci stanno. A me non me lo devi far capire proprio, perché l'ho capito già da parecchi anni, che lui stava in società. Io stavo in società, quindi lo dico Stefano che non lo sa. Quello che stiamo cercando noi per la situazione in cui ci troviamo. Noi vogliamo uscirne fuori, se insieme a noi il pubblico sappiamo che diciamo è l'anima di una squadra. Specialmente in queste partite decisive, può contare. Sì, ma già durante l'anno il pubblico è l'anima di una squadra, perché il tifo di un pubblico, la presenza delle persone allo stadio fanno sentire importante il giocatore, facendo sentire importante il giocatore riesce a darti di più. In tutto e per tutto il pubblico Conta, anche perché quando l'arbitro c'ha un dubbio, se sente il pubblico, sì, c'è è, una
ma per questo conta su tanti aspetti. Tu eri già venuto a tennis d'avversario qualche volta? Sì, io sono venuto gli anni della Serie B. Infatti, quando e sono, ti ricordi come? Io quando, quando, già quando sono tornato col Cosenza, io adesso non so sinceramente i problemi che ci sono stati dietro la società, quelli che ci sono stati prima, perché io venivo a Terni quando giocavo a Livorno, gli anni della Serie B, cioè era bellissimo venire, a parte venivano 5.000 da Livorno, ma qua a Terni ce ne stavano altri 15.000, per dire, riempire uno stadio come Terni ti fa sentire giocatore. Cioè, il bello del calcio è anche quello, certo. Giocare nei stadi vuoti è deprimente. Io non so cosa in questo momento, scusami, cioè, no. Stefano, ma hai toccato un tasto assolutamente, assolutamente pertinente rispetto alla passione che ognuno, dalla quale ognuno di noi è pervaso. A me passavano i brividi quando tu raccontavi queste cose da avversario, quindi Dio sa quanto vorrei che le provassi oggi da diciamo rappresentante dei colori rosso-verdi, quindi la malinconia si raddoppia, perché poi sai che Terni è una città che vive la Ternana, ma la vive in modo infatti non posso giudicare, io non posso giudicare le motivazioni che, io credo e mi auguro che da questo virus dobbiamo guarire tutti di allontanamento dallo stadio. Ne guarisci solo in una maniera, a prescindere dai loro risultati. Lo stadio si riempie da capo. Però prima l'avevamo detto di Monte Maggio. Anche a loro. Cioè io no, vabbè, ma ho capito, lì era una parte del problema. Ah, sì, adesso il problema è un altro, però insomma, qui c'è sta sto ragazzo che giustamente si è fatto parlare di gente insieme ai suoi compagni. E domenica l'appuntamento. E secondo me, ricordando tempi poi neanche tanto lontani, la presenza di Stefano qui secondo me è molto più importante, cioè sarebbe stato impensabile che ci avessero dato questa opportunità, questo momento di vicinanza con la tifoseria, quindi io credo che questo gesto vada anche ripagato, no? Con la presenza, con forse un segnale di distinzione così importante. Sì. Non ti voglio interrompere perché no, la vivo la società, non me ne frega, stimolare un po'. Tanto io ti dico tutti. Che problema c'è? Allora dico questo, visto che se dovesse venire la gente, sì. Speriamo di sì, organizziamoci bene questi botteghini. Bravo, per evitare che magari qualcuno entri al trentesimo del primo tempo. Mettiamo 20 ragazzi, perché se ne mettiamo 20, gli diamo 20 euro per un mosco. Non voglio fare di sciocchezze. Tra l'altro c'è il discorso del prezzo delle curve, della curva, anzi a 1 euro, 10 euro. A parte che sarebbe consigliabile 20 euro i distinti centrali. Quindi. Andateci i giorni prima, perché sennò quel giorno rischiate che dopo si entra al secondo tempo. Un'altra cosa, rischiate comunque. Un'altra cosa importante va detta. Ma stasera che ci avete? State tutti trasmissione Bignami, stiamo facendo ogni argomento si comincia via. Appunto, finiamo vorrei dire un'ultima cosa perché si attacca bene. Questo è importante. State isterici. Si attacca bene al discorso che stavamo facendo sulle necessità che la biglietteria scorra fluida. Io mi auguro che gli organismi preposti impediscano alla tifoseria dell'Andria di venire a terra. Questo penso che non sia previsto, Ormai no. Cioè sarebbe una cosa assurda, dati i precedenti oltretutto che abbiamo con l'Andria. Ma scusa, adesso come funziona? Il biglietto non lo devono comprare a casa loro, però il biglietto non è se presentano qui a fare il biglietto e tocca fargli andare. Quello che stavo dicendo, Enrico, mi auguro che chi ha l'onere di gestire questa problematica d'ordine pubblico importante, memore anche dei trascorsi, e ci ricordiamo tutti il caso Romani, la partita in sé per te estremamente delicata e via discorrendo. Insomma, questa sarebbe una partita da giocare senza la presenza dei tifosi ospiti. Al momento non sono previste le come mi pare poi. Ma se vengono i tifosi ospiti con la tessera del tifoso, ma anche senza muniti di regolare biglietto comprato in sede ad Andria. Ah sì, che si stimino tutti nella San Martino, nel settore loro della San Martino. Io sono sempre per il pubblico, se ci mancherebbe, però che non succeda come è successo altre volte col Foggia, ma anche prima con altre squadre, addirittura con Lanciano, con la Nocerina, che l'hanno mandato ai distinti B, che ai distinti B erano più tifosi dell'altra squadra. È facile perché mo ce ne vanno pochi da tenere, però è uguale, non puoi far venire in contatto le tifoserie, no? No, poi
Dio ha voluto che è andato tutto bene, specie con la Nocerina, che sono dimostrati i grandi tifosi che hanno capito che stavano in mezzo a famiglie, vecchi, anziani, cioè non, qui dove stanno? Qui siamo noi, i Ternani stavano zitti, saggi, si sono scansati, sono andati da sotto e vabbè, si sono autoregolamentati, però insomma è una cosa ridicola, no? Certo. Allora vediamo di interessarcene. Speriamo. Ce ne interessiamo? Ma ragazzi, siamo tutti un po' mosci però, stasera, perché? Sarà strizza Lilli. Che ti dico? Beh, sarà... io però lui mi ha dato un po' di chiarire. No, ma non siamo mosci. Che dici un po' che è il clima, lo spogliatoio? Diciamoci. Ma ci siamo rivisti oggi, ma è la consapevolezza di sapere che domenica sempre se non ridanno il punto al Cosenza, sempre non la prendiamo neanche in considerazione questa cosa. Non prendendo in considerazione, sappiamo che domenica non dobbiamo guardare nemmeno gli altri, dobbiamo pensare a noi stessi e basta. E perché? Sì, perché vabbè, questo e la testa, come la testa, come può essere? Come me la sentire? La testa tranquilli, bisognerebbe entrare dentro la testa di ognuno, cioè chi la prende più tranquillamente, nel senso che è convinto di vincere, a parte che la convinzione di vincere ce l'hanno tutti, che la convinzione di vincere una partita è la base di un calcio, di un giocatore, non giocava a calcio. Però soprattutto in questa partita la convinzione c'è, però è una partita delicata, quindi si possono mostrare tanti aspetti, nel senso uno può essere carico troppo, o se non arrivare al giorno della partita. Però secondo me c'è un segreto in questi casi. Scusa, tu sei uno dei più esperti. Attenzione, qui adesso sono le perle del De Manini, glielo dico perché c'ho qualche anno più di lui. Tremendo. Siccome di queste partite decisive, insomma, uno bene o male le ha vissute tutte. Insomma, allora, i primi minuti sono terribili, quando si scende in campo, tremano un po' le gambe. Il segreto per superare la tensione che c'è è quella di scendere in campo, e mi pare che io lo dico, poi dopo tanti altri lo dicono, lo sostengono, ma sicuramente Fanucci lo sa, che è uno dei più esperti. Il segreto è che se si scende in campo pensando alla partita che è decisiva, tremano le gambe. Si deve scendere in campo pensando che gli 11 giocatori avversari, ora dico grossa, che gli 11 giocatori in quei 90 minuti sono dei nemici terribili. Chi ti ha denunciato perché è vicino di casa, chi ti ha rubato la macchina, no, è questo. Si scende in campo in questa maniera pensando che quegli 11, dopo finita la partita, gli si dà la mano dall'alto della sua esperienza, lui dà l'unica maniera per superare la tensione, un giocatore che ha militato in campionati di grande prestigio. Allora si scende in campo pensando quello è quello che mi ha rubato la macchina, quello è quello che mi ha rubato il cane, quello è quello che mi ha denunciato, no, ma basta quello pensare, quello che mi ha fregato la ragazza, quello è quello che quando stavamo al mare quel giorno io gli sono andato appresso due mesi, poi se l'è portata via lui, e quello è l'unico modo per superare la prima mezz'ora. Voglio sparare uno anch'io, basta pensare che ti vuole levare il pane da sotto i denti, oppure anche ecco, questa forse è la cosa più importante. No, ma sono tutti esempi, io dico no, ma sono esempi che allora, specialmente i più giovani, secondo me potrebbero scendere in campo un attimo, perché mi è capitato di vedere ragazzini che tremavano perché la partita, ci starà gente quella che c'è, però è decisiva comunque. Allora l'unica maniera è di scendere in campo col coltello fra i denti, ma nel vero senso le reazioni di ognuno, cioè ognuno ha la sua testa, quindi non puoi cioè uno può essere a vederlo che è tranquillo e poi magari dentro bravissimo muore, certo. Però per superare la tensione l'unica maniera è quella, tipo superare la tensione è scendere in campo. Io mi ricordo una volta giocando è scendere in campo, cioè, una volta che sei sceso in campo poi questo è un aneddoto spareggio con Norcia, dopo 30 secondi l'attaccante avversario provò a dire scusa e tu l'hai spaccato, io non c'entro, no, pensavo. E partimmo in 6, io no, mi pare che farò fare più giovani, stai dicendo zitto, silenzio. Purtroppo se partite si vincono in questa maniera. Guardano a molte cose. No, ma la verità è questa, no, perché purtroppo io credo, sì, davvero, però io credo che purtroppo c'è gli spareggi, c'è un aspetto tanto devi bello. Tramutare l'adrenalina che c'hai dentro, allora, in energia positiva, l'unico modo è questo. Gigi, ascolta, io credo che la presenza loro dimostri a testi non solo l'interesse, ma sicuramente ma anche una certa maturità, perché questa volta c'è gente come lui, quindi gli va, ma anche nelle altre trasmissioni ci mette la faccia, così come le altre trasmissioni, e questo non è un aspetto da poco, perché
Voi siete stati snobbati, qualche volta ignorati, no? Oggi finalmente abbiamo una professionalità che è emersa, quindi una voglia di dire ok, adesso io ci sono, vi chiedo di venire, ci mettiamo la faccia. Allora, stavolta, amico mio, voi avete preso una decisione che io trovo finalmente bellissima, intelligente, perché non si può parlare o fare calcio in una città che fino a ieri viveva del calcio, perché la Ternana, ripeto, è un qualcosa di assolutamente importante, direi anche molto serio per noi, visto anche il resto che ci circonda, quindi benvenga la Ternana. Ecco, e trovare finalmente un interlocutore che ha il coraggio e gli attributi per venire qui in altre trasmissioni e dire ok, stavolta ce ne frega niente, abbiamo deciso noi, quindi bravi, grazie, che evidentemente prima non v'era concesso, non v'era permesso, e date quindi un senso anche a chi come loro fa questo lavoro con sistematicità, con onestà, tutte le settimane, di poter parlare finalmente con gente che va in campo, che ci può spiegare a volte che cosa è successo, ma soprattutto quello che succederà domenica, perché da una parte l'altra faccia della medaglia è che mettendoci questa volta la faccia l'onere si è raddoppiato, dovete dimostrare davvero di essere degni di questa maglia rosso-verde. Io credo che poi alla fine la chiave per riconquistare il pubblico, caro Stefano, è solo questa, sì, il calcio giocato. Darci l'anima, perché questa è la città che da anni non avete più, non avete più questa componente. Amico mio, a noi finire nell'oblio della C2 sarebbe un dispiacere, cioè ci manca solo questo su questa città. Vabbè, ma quello, credetemi. Quindi quello vi chiediamo questa famosa marcia in più, perché poi se si riparte il prossimo anno con questo, se vuoi, rinnovato anche feeling, con questo tipo di rapporti, ecco, io credo che sono sicuro che si può riprendere una strada. Questo non penso che sia un problema soprattutto nostro, penso che non è che siamo noi che vogliamo venire nelle trasmissioni adesso. Grazie, questa è una cosa nuova. Questa è una cosa nuova, cioè io non negli anni sapevo, scorsi, diciamo, c'è stato un forte ostracismo. Negli anni scorsi, Stefano, io non lo so, quindi non è la prima volta che c'era solamente uno scemo che ci metteva la faccia per la Sofia Rosso Verde in quel tempo, uno scemo, basta. No, vabbè, questo, ma se finché se lo dicono da soli va bene, no? No, questo è una cosa che non sa, lui non la sa, però questa chiaramente non c'è. Ma è evidente, tu adesso non ti voglio fare la cronistoria, anche perché ci sarebbe da parlare, sì, no, poi non serve, dai, giorni, concentriamoci. Volevo dire una cosa, prima che dicevamo come fai a farti passare magari l'ansia, le difficoltà, le cose, scendere in campo e trovare un pubblico di altri tempi, vi assicuro, cioè, fortunatamente sono stato in piazze che c'era, e come era Terni, Cosenza, Livorno, come era Terni, perché cioè, io Terni, San Vito sempre gremito, lo stadio era di Livorno, l'Armando Picchi, non ne parliamo, E poi io ci sono stato nei tempi, diciamo, migliori, quindi migliori. No, ma anche quando venivo qua era la stessa cosa, non è che cambiava qualcosa, e anche la presenza del pubblico aiuta tanto a caricarsi. Sì, ma tantissimo. Adesso cerchiamo di tornare un attimo. Allora, benissimo, bene, okay. Ottima l'iniziativa, ci mancherebbe, la sottoscriviamo, anzi, noi che normalmente abbiamo preso le distanze dall'appello, no, al pubblico, è l'ultima, è fondamentale, insomma, se non già avete niente da fare. Anche perché ci sta antipatico l'Andria. Ecco, andiamoci stavolta allo stadio. Però noto, per una domenica anche i più oltranzisti facciano un'eccezione e vengano. No, dall'epoca però nel blog rossoverdi si nota distacco. No, distacco. La doppia identità. Chi, vabbè, stavolta ci vado perché comunque è più forte di me. Chi dice no, prima a me non me ne frega niente. No, sì, però finché è così, guarda, per me è morta la Ternana. Però comunque tu facciamo però i botteghini aperti. A questa gente come fai a dire? Dando fammo gli trovare i botteghini aperti. Allora, Vanzo, c'è chiunque trova il magazziniere, le pulizie, chi te pare, fate arrivare il messaggio e il bottiglino non sta aperto. Non ci può stare una persona per tutti quanti. Cerchiamo di dire, guarda, se questo è il problema, mi ci metto pure io. Sai meglio dove stai. No, sì, guarda, ma mi ci metto io, poi se devo andare a capo, non campo. Ternana, non è quello.
che Ternana-Foggia. Ternana-Foggia, l'ho poi, sentito. Ternana l'Atletico Roma, poi dopo anche. Ci sono peggio. Mille, hanno fatto la fila. La gente entra al trentesimo, insomma, non è. Poi la gente se ne va, eh? Ma non, parecchi se ne sono andati, ma non è umanamente possibile. Cioè, ma non si è visto mai, stiamo nel 2011, insomma, non è che sembra che li fanno con i cunei dei babilonesi. Insomma, ma, scusate, ma che senso ha? Però che vanno raccolte, vanno raccolti i documenti e le generalità e vanno stampate sul biglietto. Scusate, se ci mettiamo a farlo per mille persone, bravo, tu capisci che. Ma vengono loro e veramente, viva Dio, il plauso è totale. Siamo più gente addirittura quasi colpiti, un po' emozionati. Ma per una volta, se spendi poi, anche €1000, che è? Ribassano il biglietto. Un euro. Benissimo. Quindi ci sarà magari. Allora, se c'è questo interesse, questa volontà, questo modo di riaprire i rapporti da parte della società, io spero che non si perdano in una corbelleria giusto, sì, del genere, perché alla fine mettete in condizione questa ci vogliono volta anche le postazioni, facciamo una sana tregua, capito? Mo, lì, mo, seriamente. Certo. Il problema è che non si possono mettere come una volta 20 persone a staccare i biglietti, certo, perché? Perché ci vuole la postazione per scrivere le generalità, e quindi le postazioni magari più di 4-5 rispetto a ma una sempre che meglio che una. Comunque è sempre io che una. Do un suggerimento a chi vuole andare allo stadio, facesse magari prima il biglietto se ci va sabato, certo. Vabbè, come dopo domenica ci rimangono, ecco, meno. Allora noi l'appello alla società abbiamo fatto, lo facciamo anche ai tifosi, cominciate a muovervi già da venerdì, sabato, far biglietto, passando se fa il biglietto e via. Cioè, è una cosa normale. Mettiamoci tutti. Cioè, io non mi sento patetico, sinceramente, a lanciare questo appello. Non no, mi sento patetico neanche a dire ricacciare fuori le bandiere rosso-verde, ridipingiamo sto stadio una volta tanto. Poi ognuno fa come vuole. Poi cioè, ognuno anche perché. Perché allora, è l'ennesimo appello, anche gli steward, non state a scocciare sempre. Se uno porta la bandiera. È l'ultimo campionato, se uno porta la bandiera uno striscione con una pernacchia, uguale. Anche perché se può anche dire che non hai visto. Buono tutto, l'ultimo. Ci aiutiamo tutti, se tutti remo nella stessa parte, poi. Giusto. Mi sembra che tutto, non lo so, dobbiamo fare anche la danza per fare bel tempo, vuole la pioggia, che preferisce. Il tempo non sarà in occasione di un Livorno di un Ternana Livorno, aneddoto curioso, simpatico, tu non c'eri perché parliamo del campionato di C2, addirittura c'era del Neri in panchina. Mi ricordo che facemmo uno stranissimo rito voodoo con Giuliana Scorzoni, che saluto, e con la quale al tempo conducevamo una trasmissione, la celebre Camera di Consiglio a Canale 58, oltre a collaborare con Radio Antenna Musica. Aspetta, entrammo di notte. C'era anche Luca Giovannetti, che saluto parimenti. Entrammo di notte nello stadio scavalcando i cancelli con una bambolina vestita di amaranto che infilammo con gli spilloni. Infilammo. Vincemmo 1-0, segnò Modica al 32esimo, 36esimo del secondo tempo. E prima c'era Ternana, secondo lui. La Ternana arrivo prima. Rifacciamo il voodoo, rifacciamo. Cioè, ci inventiamo. Bei tempi. Però queste storie. Purtroppo l'atmosfera non è la stessa. C'erano 14.000 spettatori in G2 quella volta. Senti, che facciamo la pubblicità, Davide? Bene, siamo ritornati, ricordo, siamo in televisione, siamo in diretta. Forse. Bene. Siamo in televisione, forse. No, vabbè, come mi pare. Allora senti, chiedi. Io della partita di Siracusa manco ne parlo. Lasciamo perché che ce frega, tanto ormai è giocata. Non si poteva vincere quella, no? Se, tempo, vince, male. Se vincevi c'avevi il pareggio. Vabbè. No, sto dicendo. Il portiere, del Siracusa si è impegnato molto stavolta. Era il portiere di riserva. Secondo me alla fine l'avevamo quasi vinta la partita, se quello non si inventa con le due o tre parate. Ha fatto una parata sul Nolè incredibile. Beh, anche noi ci abbiamo dovuto fare però. Sì, però la partita a un certo punto si era messa sul 2-2. E Ternana la stava portando a casa, te lo dico io. E questo ci ha impegnato tanto. Tra l'altro sul gol che ha segnato Sinigaglia, subito dopo hanno segnato loro. Sosteneva che era una parata. No, aspetta, dico, la difesa del Siracusa non è stata irreprensibile. Questo invece si è buttato con Forsennato e protestava solo lui, sai che l'hai visto? Protestava solo lui. È vero. Secondo me Fornoni, non so come si chiama, è un portiere di riserva. Quanto guadagnerà? 20.000? Sì. Vabbè, insomma, basta. Chiuso. Insomma, sempre ha parato. Ho detto non ne parlavamo. Ha parlato se no me lo ho parlato. No, diciamo piuttosto il secondo gol che abbiamo preso, che è veramente. Ecco, quello veramente detto, non ne parliamo. Quello stiamo a fare un appello, no? Per la prossima. Lasciamo perdere. Lascia perdere Siracusa. Ci racconti un po' sta stagione, almeno da quando sei arrivato tu. Sta qua. Come funziona? Perché secondo me ancora sta squadra la metà si conoscono poco,
schemi cambiano ogni C'è avuto tanti cambi questa squadra, da inizio del campionato c'è avuto tanti cambi e giocatori diversi, chi poi arriva da settembre, chi arriva da gennaio, quindi cioè, sai, una squadra, se te progetti una situazione particolare e la porti dall'inizio, una squadra ti dà determinate garanzie. Se te arrivi a gennaio che hai diciamo una buona classifica e vuoi puntare ancora più su, alla fate determinati acquisti. Il rinforzo, dici, certo. Sai, la stagione va progettata sempre dall'inizio. Io non ho detto dall'inizio, non conosco la situazione bene dall'inizio di Terni, allora, quindi so che cambiò il primo allenatore, poi vende Orsi. Poi faccio breve, non vattene 8. Questa stagione la squadra fatta a giugno-luglio era per retrocedere diretti. Facile. Obiettivo ma facile. Senza un era preciso. Impegno. No, non ride. No, facile. Conosco i miei compagni, quelli ci sono. Chi è? La formazione titolare era, vabbè, Visi c'era. Conda Matteo, Griego, Bizzarri, Borghetti c'era, Borghetti c'era. In Burgia c'era, poi c'eravamo Arrigoni, Nitride, Fuscello, e poi davanti c'era Dozzi Borsoi con Balistreri e Punto, Alessandro Novello. Alessandro la gheba a seconda. Praticamente ce ne stavano 4-5 del Novello, sì, ma non... C'è anche questa cosa, no? non si può pensare. Io ho vinto un campionato ad Ancona che sono partito per il ritiro, che eravamo io, Mastro Nunzio e Rizzato. Rizzato, vecchio attaccante. No, Rizzato quello che no, quello è il Rizzolo, chiedo scusa. Rizzato, ma ho capito. Ero vecchio. Rizzolo è un pochetto più anziano, Rizzolo. Sì. No, ero vecchio. Con la Ternana, Rizzolo, però attenzione. No, sai, è stata creata piano piano. Eravamo chi era l'allenatore? Monaco, quello che adesso allena la Carrarese. Eravamo tutti ragazzi, il resto del gruppo erano tutti ragazzi. Non è che Lungarini era il presidente. Sì, infatti, no. No, era Schiavone. E piano piano il direttore sportivo Marcaccio, Sandro Marcaccio, creò una situazione giusta, senza grosse pretese, creò un gruppo, perché era stato progettato, arriviamo a luglio, abbiamo questi tre giocatori, io andai là senza sapere niente, piano piano creò la squadra, progettò una squadra, andammo avanti, creò una squadra che piano piano poi... Però questa squadra era pronta la prima del campionato. Sì. No, è quello che dico, noi la prima del campionato era quella che tu hai raccontato. Poi dopo, sì, però parlando dei ragazzi, comunque c'erano i nomi che poi sono usciti fuori dopo. Vabbè, quello diciamo quello che fortuna, quindi, beh, certo, c'ha visto bene, situazione, quindi il sportivo ci mancherebbe. Invece qui lui diceva, Enrico, riassumendo, c'era sta squadra, poi ne sono venuti quattro una volta chiusa la lista. Sì, perché ne avevo uno, mi pare che ancora era aperto il mercato. Sì. E non mi ricordo quale, vabbè, uno ne è venuto e poi ne sono venuti tre o quattro addirittura svincolati a settembre. Inoltre uno era giubilato, uno era Nolè, una Landone, attaccante anche, no? Nolè, l'altro, quello che poi è andato alla Sini. Ah, è artistico. Artistico, no? Ah, è artistico, sì. Comunque 4-5 sono. Poi dopo a gennaio c'è stata un'altra via dentro un'altra rivoluzione. Allora, è evidente che alla fine poi quelli che ha preso Orecchi ci hanno fatto comodo tutti, perché Viva ha giocato tutte le partite e sta giocando bene. Sinigaglia ha fatto il titolare dopo che si è infortunato giubilato, perché Sinigaglia ha fatto bene, certo. Tavares un po' discontinuo, però chi? Tavares ha giocato bene. Ho detto discontinuo. Segas. No, appunto, rimane la mare in bocca quando uno adesso legge la formazione, che oggettivamente per la categoria è più che attrezzata. Vedi i nomi, però non si riesce a fare tre partite, un filotto da tre partite, che uno dice, oh, basta, mi sono levato dalla situazione, non c'è stato mai questa. Se trovano i problemi veri, non succedeva nemmeno questo. Nel senso che non è così facile poi sapere cosa non funziona veramente, perché qualcosa che non funziona c'è se te vinci, perdi, pareggi e non hai una continuità. Loro la continuità comunque ce l'hanno avuta, c'è stato il periodo di dicembre, sì, quando primi di gennaio, che comunque abbiamo vinto diverse partite anche con l'Andria, è stata una situazione brutta, io me lo ricordo. 2-0 col Taranto. Si vinceva, sì. E chi lì sembrava in piena zona playoff, è finita 3-3 e ci fecero 3 gol. Poi da quel momento siamo crollati di nuovo per alcune partite. Poi c'è stata quella col Benevento in casa e Lucchese in casa, con le due sconfitte tristi. Lì sono state decisive. Anche il Pisa in trasferta, lì è stato un tris. Viareggio,
Dal Viareggio sta per poi queste sono situazioni, vedi, vai a Pisa, rigore, sì, perso male, rigore ridicolo, sì, a Pisa e perde, però non hai fatto un tiro in bocca, però non abbiamo tirato, ok, finisce in pareggio, è un punto. Era due di meno per loro. E poi no, se ci mettiamo sopra i due punti di penalizzazione per non aver comprato Kovacic, celebre attaccante slavo. Perché tu questa la sai? No. Beh, questa raccontagliela allora, Stefano. Il patron attualmente non si sa che cosa faccia Deodati, perché adesso è Zadotti il presidente. Zadotti è il presidente. Quando gli si fece presente che doveva pagare Kovacic, l'IRPEF che era Kovacic, cioè, ma questo che è un attaccante sloveno, Kovacic. Noi sono 8 anni che andiamo avanti in queste, cioè, non è che queste sono papere che faceva pure Massimino, non so, che lui con l'amalgama, non è che i denari si sono impazziti da un giorno all'altro, sì, comunque, 15.000 comunque io non voglio essere un pignolo, anche le penalizzazioni, cioè, comunque non è una cosa che non hanno pagato o che hanno pagato, quello siamo dopo, d'accordo, cioè, stiamo parlando di 3 giorni, una settimana è stato pagato, quindi che lui se n'è anche i rapporti passato. Sono diversi per chi non paga veramente, certo, e chi invece ha pagato per un disguido di una settimana, certo. Certo. Lì, cioè, sono diverse queste cose, quindi a parte che secondo me la penalizzazione, cioè, un'altra questione, lì si paga una multa, perché se voi guardate le classifiche dei campionati, non so se vi siete divertiti a guardare, ci stanno specialmente in G2, insomma anche in G1, anche in G1. Meno 9, meno 7, meno 4, meno 3, meno 12. Ma che sono queste sciocchezze? Ma io mi ricordo, talmente facile. Io mi ricordo quando si gioca a pallone, si faceva ma è talmente facile. Cioè, è l'unico sistema voluto da Magalli per. Ne fai una multa se non vai. Svecchiare i campionati per cacciare via più squadre possibile, arrivare ai famosi 3 gironi di Serie C, punto. Girone A, girone B e girone C. Ormai finché ci sta questo benedetto dirigente, chiamiamolo in questa maniera, sarà in questa maniera. Purtroppo è così. Sotto certi punti di vista c'è anche ragione. Sì, vabbè, però non è questo il sistema. Perché ci sono delle esasperazioni atroci. Vabbè, allora però, c'è lì le squadre, no? Però certo che se venerdì esce fuori che Cosenza mi gli danno un punto, mi facciano il campionato in una maniera ignobile. Ma secondo me glielo danno? Ma da queste cose non puoi mai esprimerti, perché ti stanno pagando tutto a te? No, a me no. Vedi, come fanno a ridare? Ma non c'è per niente. Loro hanno preso i 3 punti, 2 sono per sia IRPEF e stipendi. Cosenza, stiamo parlando del Cosenza. Lui stava col Cosenza. Quello non conta, però. Purtroppo, questo ricorso è fatto su un altro tipo di discorso. No, come? No, sì, no. Allora, i 3 punti che hanno dato adesso sono i 3 punti precedenti, sono per quelli che poi abbiamo preso anche noi. Quelli sono Terni. Settembre, perché non hai pagato determinate cose. Un punto gli è stato inflitto sui 3 punti precedenti, un punto gli è stato inflitto per un discorso di un deposito di contratto che poi ci sono state le squalifiche. Invece questi 3 punti che hanno preso adesso gli sono stati 2 sempre per lo stesso motivo, e l'altro punto è per recidività, quindi penso che stanno lottando loro. No, è il discorso della recidività, che è chiaro. Comunque che gli stipendi non pagati è appurato, non c'è dubbio. No, te lo assicuro io. Sulla recidività si discute, ma non penso che, cioè, se la regola è stabilita che la recidività stabilisce che prendi un punto in più, mi pare che c'è poco. Allora, che il fatto che non hanno preso gli stipendi già dubbio. Perdonami, fammi essere un po' più malizioso ancora. Sì, hanno un punto. La cosa che io temo, per cui io dico vinciamo e finisce sta storia, sempre. Perché la cosa che a me spaventa, sapete qual è? Ha ragione Maggiolini quando dice beh, possibile, non sarebbe corretto, quella alla fine falsano, come dice Massimo, eccetera. Però parliamo anche di un contesto che è morfologicamente difficile, cioè Cosenza. Sia per il territorio, sia diciamo per il background, è una realtà dove se si dovesse trovare invischiata, secondo me potrebbe avere delle ripercussioni. Però, scusa, anche in questo che di ordine pubblico. Ascolta, se noi vigiamo, rispetto alla nostra, certo, al nostro modo di reagire, non voglio parlare però, di scusa, cultura, non è quando rombo, a me eternale non me ne frega niente, però a livello di lega, se no facciamo confusione, Lilli, malizioso. Scusa, Lilli, sì. Il problema è che se noi vinciamo, non sì. Basta, si danno il punto, capito? Lo so.
Cioè, intanto, tu dicevi, se noi vinciamo, dico, e siamo salvi, se però questi gli danno il punto, noi arriviamo pari vincere, e si salvano comunque. Perché le vittorie seguono sul campo. Io penso che adesso sempre bisogna solamente pensare di vincere, poi il problema è troppo che, tardi per restituire un punto. Lo credo anch'io. Il problema perché l'allenata si può anche essere regolata sulla classifica, non mi puoi dare il punto il giorno prima, perché io dico, io a Siracusa, ma gli assurdi ci siamo abituati, però io ti posso dire che a Siracusa ho giocato per pareggio perché poi volevo vincere con l'Andria. Se tu gli dai un punto il venerdì, senti, dici, io allora Siracusa prova a vincere. Il progetto è svecchiare i campionati. Se posso fare una prima e seconda divisione brutta, ma no, te la faccio dopo. Aspettarsi di tutto. No, la fregatura è che probabilmente non voglio dare idee. No, io dico, posso dire, vorrei esprimere un concetto un attimino, che poi sentiamo anche Stefano quello che ne pensa. Il problema è questo, che se disgraziatamente dovesse verificarsi quel tipo di situazione, tocchiamo ferro, non me posso fare scongiuri in diretta per ovvie questioni di decenza, in sostanza fateli voi abitualmente toccando ferro, sia ben chiaro. Il problema è che se si fanno i play-out si fanno con la Cavese, non si fanno col Foligno. Il Foligno non vince domenica e non pareggia neanche a Cava dei Tirreni, quindi va giù dritto. Tu proprio sei, gli assai. No, no, non è che gliela tiro, è primo è più forte la Cavese, secondo comunque il Foligno a Cava punti non li prende. È difficile. Per ovvie questioni ambientali. E qui è punti il Foligno a Cava. Dopo ce dobbiamo andare noi, però non è caso. Dovrebbe perdere con l'Andria, certo, con l'Andria. Se danno il punto al Cosenza e Cosenza vince, per gli scontri diretti sicuro loro, e dopo ci tocca giocare no, noi. La differenza, comunque resta il fatto che, come diceva Massimo, a quel punto dovrebbe perdere con l'Andria e andare a fare col Viareggio, che è una squadra ridicola tutti i punti di vista, anche e tra l'altro anche spocchiosi e provocatori, perché se andate sui blog viareggini tutti si augurano la Ternana, tutti si augurano la Ternana, e voi a Terni venite, forse l'unica parlando naturalmente, no, sportivamente parlando, forse perché l'andata è l'unica con cui hanno vinto. Ma comunque il Viareggio è la squadra più scarsa del campionato, infatti se guardi la classifica tolte le penalizzazioni mi sa che sarebbe ultima quasi, e infatti, ma quindi sarebbe l'ideale ultimo. Non so se il Foligno forse. No, c'ha tre punti ha preso il Foligno. Quindi preso? Allora forse sarebbe ultimo il Viareggio. Comunque, insomma, ecco. Ma anche l'Andria, adesso facciamo le corna, non è fra i più forti, No. Secondo me gli mancherà del Cori, che è l'anima della squadra. Se Perugino? Cioè, no, questo non me lo ricordo. Oh, però... Fai ammenda per la topica di Mazzeo della settimana scorsa. No, ho già fatto ammenda, ho già fatto pubblica ammenda. Tra l'altro ho riesumato il Mazzeo di Perugginiana memoria del 1992. Certo, 56, non era lui, 57, era un lontano. Era un Mazzeo che però col Perugia ci ha giocato pure quello, sì, che ci ha fatto cuore. Quindi comunque sempre perugese è. Ecco, punto. Vabbè, però non era quello. Era dovuta, no? Dice, ma come fa uno a fare trasmissioni come questo e poi diventa tifoso? È così, noi siamo fatti così a te. Siamo malati. È quello che quando dici non mi capacito, ma neanche noi, fondamentalmente, no? Però è successo di tutto di più. Comunque la crisi di pubblico, ti volevo dire, è generale, non è solo attiva. Se no la nostra, però dai, poi è passata 11-12.200. Ma io non volevo, adesso non è che volevo, non posso giudicare le motivazioni delle persone che non vengono allo stadio, sicuramente avranno le loro motivazioni. Cioè, siamo venuti qui proprio anche per chiedere questo, cioè in questo momento, dato che il pubblico è l'anima di una squadra, in questo momento ci serve una mano, sì, ci serve. E poi alla fine chi ci guadagna sono più tifosi che giocatori, perché sta tranne magari. No, comunque ragazzi, davvero, io penso che è un messaggio positivo, bellissimo. Sei contento di andare stasera proprio? Molto, molto, perché. Ma ci vengono allo stadio domenica, però. A questo punto non posso fare. Sei obbligato moralmente a venire allo stadio. Questa volta, il gesto che ha fatto la squadra è un gesto che personalmente lo trovo di grande maturità, di grande affetto, e quindi lo dobbiamo ripagare, perché in fondo loro, come noi, penso, non hanno colpe, no? Di certe situazioni, quindi non voglio dire, loro possono avere le colpe, le uniche colpe loro è se giocano bene o giocano male. Non hanno colpe per tutto quello che ha combinato la società, ci mancherebbe altro, però alla fine in campo ci vanno loro. Sono venuti anche qui e ci hanno messo la faccia. Questo è fatto, lo apprezziamo. Comunque si ascolta. Un bel gesto. Questo è un gesto di. Aspetta, io però, se domenica
ci mettiamo un po' di prepotenza, non ci dispiace. Questo beh, è proprio Galateo del calcio, allora io sono salvato dopo la fine. Costantino Rossi, ve lo dico, ve lo racconto, quando si andava a Ascoli, prima della partita non ti rivolgeva la parola, parlava di cose gravi accadute all'andata, poi alla fine della partita se vinceva, io me lo ricordo che ero piccolo, però insomma stavo papà, lui andava, ah dottore arrivederci, stavo bene, quando vinceva papà ex presidente, capito come faceva prima della partita, era cioè non ti poteva, ah l'andata succede, allora Ascoli non ci venite più, io ve l'ho detto non ci venite perché io non garantisco niente, poi alla fine della partita se vinceva si pensava, ah dottore arrivederci, avete vinto, penso che cala, bella giornata, si mantenga sempre così, capito? Cioè per dire prima della partita, facciamo dopo alla fine della partita, cioè, ci dispiace, non c'è Salandri, Gigi, però qui manca pure la figura, che se non è il presidente fosse anche un accompagnatore, un capo steward, che faccia questa parte? No, non c'è. Ma io dico ai giocatori che prima della partita, adesso se c'avete gli amici, la partita ci cercare i ragazzi, non avete capito, chi si è sbagliato a venirci. Io stavo pensando un'altra cosa, a livello taumaturgico, ma anche perché gli dici tu giochi con l'Andria. La categoria tua è la seconda divisione di Lega Pro. Ecco, queste le 13 P in combo. Lascia perdere la scaramanzia. No, però bisogna dirglielo a questi ragazzi dell'Andria. A livello taumaturgico stavo pensando. Mi spiace che non gioca Giuffredo a una cosa. Premesso che Stefano Fanucci è bravo del suo, non c'ha bisogno di simili riti o di simili ricordi. Però siccome qui a Teleumbria siamo notoriamente poveri e ce ne vantiamo, lui sta seduto su una sedia dove nel tempo si sono assisi gente come Jimenez, Carcià, Zampagna, Schenardi, Grabbi, eccetera, eccetera. Magari ecco, se un po' di quel DNA che è rimasto sulla sedia, lì dove sei seduto, Miccoli, ti si trasferisse per domenica. Sarebbe anche questo un bel rito, insomma, via. Però ci attacchiamo a tutto. Io ho venduto la macchina mia, ma ha detto tutti i nomi da attaccanti e mezze punte. Allora, Pochesci no. Allora, Lucchini, Stefano, Paci, tutta gente che sta in Serie A, insomma, Grava, ecco, Gianluca, quindi tutto sommato, ecco, allora Grava, Paci e Lucchini stanno in Serie A, allora rito mediatico DNA che si trasferisce a Stefano Fanucci, Agostini, vero? Agostini. Io comunque vendetti la macchina a Escina, non è che ci ha guadagnato. No, non ha camminato mai. No, la macchina non era lui che era macchinato. Ragazzi, mi ricordi? Giovanni, Svizzera. C'ha 12 anni, dice adesso, perché lui era giovane. Ogni anno c'è. Come Luciano, quello del Chievo. Ma dovrebbe averci sui 12 e mezzo. Vale media. Senti, boh, gioca in Svizzera ancora adesso. In Svizzera, mi pare Serie B Svizzera. Ma poi non si sa che fine ha fatto. Era fantastico. Chi è che lo potesse lo ricordare? No, questo è Bore, no? Bore, no, no, chi lo prese dalla Ternana. Ah, chi lo prese? Chi ci fece? La Reggiana. La Reggiana. Bravo, la Reggiana. Prese Bore però dalla Reggiana. Comunque ragazzi, vabbè, torniamo a noi, va. Torniamo al calcio. Comunque, anni. Una volta vero, guarda, stavo su un taxi a Londra, uno dei mini cab, quelli non ufficiali, sì, diciamo, sì. Nigeriano, mi fa questo, io sono della Nigeria, tu sono, io ho un giocatore a Terni, chi? A Decina, impazzito, lo conosceva benissimo. Sai tu alla Decina. Io a Londra, questo conosceva Decina, e tu vicino, beato tu, vabbè, lasciamo. Vabbè. Ragazzi, racconta tanto, lui ne può no, ma giusto, no, ma in generale sono tanti, sono 120 milioni. Ecco, Robinson ve lo ricordate? Beh, me lo ricordo Lovison, vagamente, ci azzecca poco in questo contesto, comunque lo segnava un gol e adesso ne abbiamo richiamato Lovison. Che vogliamo fare? Lanci question tu? Vai. Ternana batte Andria 1-0, gol di Fanucci all'88esimo di testa. Ma magari, andrebbe? Settimana prossima. Svengo. Vabbè, se svieni, poi vieni sotto, la puoi fare ieri. Finisce la partita. Eccezionale. Question devo lanciare. Beh, Question si sta occupando dei problemi scottanti anche ieri sera, la crisi al Palazzo Comunale con i colleghi Dante Cigliani e Stefano Cinaglia. Giovedì c'è una trasmissione, una puntata estremamente intrigante, perché avremo un faccia a faccia attesissimo, che è quello tra Stefano Corsi e Enrico Menasecca e Germini, quindi puntatone da non perdere alle ore 21, sempre a beneficio di chi vuol sapere, di chi vuol sapere per l'appunto perché stiamo in questo momento politico un po' complicato, diciamo così. Giovedì alle 21, dimmi. Sandro Corsi, sì, Sandro Corsi, certo. Come l'ho chiamato, un altro nome? Stefano, ti sei sbagliato. Beh, che c'è Stefano Fanucci. Infatti te lo volevo dire. Sandro Corsi, chiedo scusa. Ma dell'Andrea chi temiamo più di tutti? Nessuno, manco li conosciamo.
Vai, del Core? No, io ho Core, di non gioca con me, cioè Di Bari e Coletti hanno giocato insieme a me, non è. Ma temere, io non ho mai tenuto. Di Bari è quello lì, è il giocatore che giocava quindi con te qualche anno fa, è un giocatore esperto. Ha giocato a Cosenza con me, Di Bari. È uno, no, un giocatore, un buon difensore. Già paura quello. E Coletti è quello che giocava a Pescara, ha giocato a Vinto. Pure quello è uno che ha giocato parecchio, sì. Nicola Di Bari cantava un tempo ancora uno zingaro e basta. Stefano, davvero, perché non gli fai fare un invito? Facciamo questo appello. No, l'appello lo fa lui. No, no, adesso scusa, tifosi. Tu fallo come capo storico o comunque tifoso carismatico di vecchia data, dai. Sei vecchio come me o quasi. Ma dobbiamo forse anche un po' di più. No, certo. Auguriamoci che ci sia davvero tanta gente. Ma con lo Sporting, no, Sporting Perugia c'è stata gente. Ecco, è un momento, cioè, è un momento importante, dimentichiamo assolutamente i dissapori, siamo vicini a questi ragazzi, portiamo a casa la tranquillità. No, io la cosa che posso dire è che sicuramente non mi permetto di giudicare le persone che non vengono allo stadio, perché avranno sicuramente le loro motivazioni. Cerchiamo solamente in questo momento magari di stare uniti insieme, almeno nei momenti difficili come questo, perché domenica sarà un momento difficile e poi si potrà trasformare in gioia, e la gioia della gioia poi ne godremo tutti quanti, non è che ne godremo solo noi. Anzi, anche per Terni penso che sia importante rimanere nella categoria, e per noi giocatori è molto importante. È una retrocessione in meno del culo. Retrocedere comunque non è bello. E per una città come Terni comunque, che comunque merita altri palcoscenici che poi magari si potranno programmare, io questo non lo so. E tu il contratto c'è? No, io sono scadenza. Appunto, quasi tutti stanno in scadenza. Sì, sì, vabbè, quello poi non è per me, ma è proprio per una città come Terni. Io l'ho conosciuta 10 anni fa, Terni, 9 anni fa, un'altra cosa. E l'ho vista in un certo modo. Però come ho detto, ma non posso. Ma sei ancora Gonda, no? No, sto a pensare tante volte. Mamma mia, Gigi mio. No, ma fai della dietrologia, qualcuno direbbe del dietrismo. Va bene. Non so se vi ricordate che quell'anno, che l'Andrea giocavamo il campionato noi col Chieti. L'Andrea c'ebbe più rigori della Roma di quest'anno, I rigori della Roma c'erano tutti quest'anno. Zobbi. Basta, si fine tutto. Delle polemiche. Però l'Andrea quell'anno quasi batté il record. Tanto la Lazio se gli danno, visto come li tirano, sì. No? Per cui stavo perdere. A me non mi interessa la operazione simpatia dei romanisti. Comunque resta, sembra che dirai domani le cuffate fitte come nebbia. Però i rigori di quell'anno dell'Andrea furono clamorosi, tanti, molti non so se ve lo ricordate. Ma come me lo ricordo? C'avemmo un paio di arbitraggi tipo Cingiripini. Lasciamo perdere Cingiripini da Ascoli, che poi insomma, ha fatto una grande Diosa speriamo carriera. Che Materese non si ricordi d'Ascoli. Cinciripini d'Ascoli. Come sbagli. Va bene, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Allora, anche noi ci uniamo all'appello di andare allo stadio domenica, è l'ultima di campionato, è fondamentale. Se può fare, no? Con rispetto di chi non va. Con massimo rispetto di chi non va, come abbiamo sempre detto, però stavolta se uno fa uno sforzo, che poi lo so che ci avete voglia di andare, cioè la malattia è la malattia, cioè c'è poco mettiamo, da fare. Insomma, mettiamo qualche, apriamo un bagno di botteghini, magari telefoniamo a Zalotti, su molto lo troveremo. Quello è fondamentale. Cioè, dici tu che c'hai degli agganci molto autologati. Ma assumo anche io la responsabilità di Dio. Parla con chiunque, puoi parlare. Poi magari se qualcuno ci riesce ad andare anche nei giorni precedenti si fa meno fila. Facciamo tutti la nostra parte. Bene. Grazie per averci seguito, grazie ai nostri ospiti Stefano Fanucci, grazie Lilli Venturi, Gigi Marini, grazie. Massimo Mingiarelli, grazie a voi, ricordo grazie che andiamo in replica domani alle 15, se no su internet sempre disponibili su newsmedia.it/la testa nel pallone. Ti devo dire in bocca al lupo per domenica, mettetecela tutta, regalateci una soddisfazione quest'anno. Ci proviamo, dai. Anche perché chi non salta è dell'Andrea sempre quella. No. Lo faranno alla prossima. Dopo se non mi ricordo.